Bentrovati a Varese in Rosa, il nostro salotto femminile in cui oggi sono lieta di ospitare una scrittrice che già ho avuto il piacere di incontrare in altre trasmissioni trasmesse su Rete 55. È in collegamento da Genova e diamo il benvenuto a Luana Valle. Grazie, grazie di avermi invitato, vengo sempre con grande piacere. Grazie a te, ben trovata, e mi faceva piacere ospitarti in questo nostro spazio di approfondimento rosa, perché tu ti occupi proprio di tematiche molto femminili. Hai scritto una trilogia, tra l'altro dedicata alle Tardone. Allora, vuoi innanzitutto ricordarci chi sono le Tardone? Allora, sì, le Tardone sono le signore di mezza età. Mi piace citare una definizione che ho inventato e che è la seguente: simpatico appellativo riferito ad affascinanti signore di mezza età, curiose e disponibili verso la vita, gli altri e se stesse, dotate di una grande ironia, non mi lantano di essere giovani, lo sono. Senti, e per mantenersi giovani tu appunto dai diversi consigli nei tuoi libri, in particolare ce n'è uno intitolato Dieta per Tardone, in cui dieta è intesa un po' alla latina, giusto? Quindi stile di vita. Esatto, esattamente. Dieta per Tardone affronta il fenomeno, diciamo, non diciamo problema, il fenomeno della menopausa. È, come hai detto tu, dieta alla latina, ossia non solo consigli alimentari, ma modo di vivere, abitudini, buone abitudini, insomma quello che si dovrebbe fare per affrontare questa fase delicata con serenità. Ecco, allora vediamo alcuni dei problemi così più ricorrenti, perché la menopausa di per sé, come dicevi tu, non è un problema, è una fase della vita, però, come dire, qualche piccolo contraccolpo il nostro fisico lo subisce. Per esempio, si dice che si diventi più soggetti al rischio di osteoporosi. Questo è vero, sempre, succede anche un po' agli uomini. Con l'età l'osso perde la sua concentrazione di calcio e diventa più fragile. Questo sempre. Cosa si può fare? È una cosa fisiologica, ok? Una cosa fisiologica va affrontata con un'alimentazione ricca di calcio, chiaramente. Bisogna evitare di essere tanto sovrappeso, come bisogna evitare un dimagrimento troppo veloce. Quindi se a quest'età ci si accorge di avere qualche chilo in più, bisogna dimagrire con attenzione. E una cosa che fa sempre bene è fare ginnastica, perché il lavoro dei muscoli, che sono attaccati alle ossa attraverso i tendini, sollecita proprio le cellule dell'osteo, gli osteociti, che sollecitati dalla ginnastica mantengono e fissano meglio il calcio. Ecco, adesso arriva l'estate e quindi, come dire, le cosiddette vampate sono un altro dei fenomeni legati alla menopausa, magari in questo periodo ci fanno anche soffrire di più, no? Guarda, io sventaglio sempre. Sì, sono problemi di tipo, circolatorio, no? Sono frequenti, si chiamano caldane o vampate, sale il calore e a me personalmente e ad altre donne esplode in faccia. È qualche volta particolarmente fastidioso e si verifica magari nei momenti più disparati. Molto fastidioso di notte, perché ti svegli e quindi se ti succede più volte durante la notte, insomma anche il riposo è compromesso. Cosa bisogna fare? Controllare sempre il peso, mangiare un po' meno e meglio, ridurre gli alcolici,
soprattutto restare leggere alla sera. La cena dovrebbe essere un pasto abbastanza frugale. Sarebbe bene ridurre anche il fumo perché fa salire la pressione arteriosa, quindi la pressione è uno degli effetti che può, pressione alta non sempre, ma spesso incide su questo fenomeno. Esistono anche dei rimedi, perché alcune persone hanno davvero la vita un po' compromessa da questa cosa. Personalmente, ve lo leggo perché ho paura di sbagliare, ho risolto in grande misura prendendo delle erbe, Dioscorea e agnocasto. Lo dico sempre alle mie amiche perché mi hanno salvato la vita. Quindi mi raccomando, prendete nota. Peraltro, tu insomma hai ribadito più volte comunque come l'alimentazione, quindi il peso corporeo sia importante, come la ginnastica e quindi il movimento siano importanti. Hai detto è un problema circolatorio riferendosi alle caldane. Ecco, voglio dire, in generale i problemi cardiocircolatori aumentano in questo momento della vita, no? Durante la menopausa. Aumentano durante la menopausa, sì, proprio anche il rischio, vero e proprio rischio cardiovascolare. Si è sempre detto che gli uomini siano più a rischio rispetto alle donne, ma questo è vero finché rimane alta la produzione di estrogeni. Quindi, finito, concluso il periodo fertile della donna, e quindi con l'entrata in menopausa, il rischio aumenta anche per le donne. Innanzitutto non lo dicono spesso, ma intorno ai 50-55 è consigliabile, scusate, fare una visita cardiologica e vedere com'è la situazione. Personalmente non facevo una visita da quando facevo i giochi della gioventù, quindi ero ragazzina, l'ho fatta che ho avuto quasi 60 anni, tutto a posto. Naturalmente, se il rischio c'è, è bene fare ginnastica nuovamente, come dicevi tu, tenersi in movimento, camminare per un rischio moderatamente alto, si consiglia di camminare tutti i giorni a passo lesto, mezz'ora, tre quarti d'ora di tempo. Ecco, mi piacciono questi consigli molto concreti che stai dando, ma allora ti cito un altro paio di problemini che hanno le donne, diciamo, dai 50 in su. Diventano un po' smemorate, diciamo Esatto. così, e si dice che abbiano dei sbalzi di umore. Guarda, io lo dico sempre, a chi non è successo di entrare in una stanza e poi chiedersi perché sono venuta qui? Questo succede a moltissime donne e anche a molti uomini. Una mancanza di attenzione, una diminuzione di memoria. E questo è molto frequente, non ci dobbiamo allarmare. Cosa dobbiamo fare? Tenerci allenate, tenere allenato il cervello. Quindi continuare a leggere, fare parole crociate, partecipare a gruppi di lettura con le amiche, perché stare in compagnia e confrontarsi con le altre persone è sempre un grande stimolo. Andare a conferenze, rimettersi a studiare. Non in tutte le cittadine, ma in molte ci sono centri di università della terza età, ora si chiamano Hauser, che sono efficientissimi e fanno cose bellissime. Quindi c'è modo di mantenere il cervello allenato e ancora fare ginnastica, perché la ginnastica si fa prima di tutto col cervello. Beh, si vede che tu peraltro sei un insegnante da questo punto di vista, eh? Sì, è vero, ma non so, non sto tirando l'acqua al mio mulino. Anche per gli sbalzi d'umore è utile fare ginnastica, perché facendo ginnastica, camminando, pedalando, ognuno poi ha le sue preferenze, fa sì che l'organismo sviluppi i cosiddetti ormoni della felicità. No, le endorfine che aiutano nei momenti in cui la menopausa si fa un po' triste, lacrimosa. Ecco. Ecco, abbiamo detto che non è un problema, però abbiamo veramente snocciolato il cahier de doléances, no? Una lista di problemi. Dimmi anche qualche aspetto positivo, c'è? Allora, intanto non tutte le donne hanno tutti questi
queste difficoltà, ok? Non è una malattia, non ci dobbiamo curare, perché è importante usare le parole, non ci dobbiamo curare perché non siamo malate, dobbiamo prenderci cura di noi stessi e di alcune cose che si verificano. Ma aggiungo, la menopausa porta anche delle cose positive. Personalmente, ma non riguarda solo me, anche molte mie amiche, le zanzare non mi pungono più. Che splendida notizia! Guarda, ho cambiato vita. Seconda cosa, crescono un po' meno i peli delle gambe. Ceretta, quindi. Esatto, un po' meno cerette, hai capito? Quindi è una roba veramente da valutare, da valutare. Un'altra cosa ancora è che, non avendo più il ciclo mestruale, si può andare in vacanza quando si vuole. Quante volte siamo partite per una settimana di vacanza e poi il ciclo è arrivato a, come dire, crearci dei problemi e ci siamo magari bruciate qualche giorno. Quindi, considerato tutto il risparmio, no? Non devo più usare prodotti contro le zanzare, non spendo più tanto per depilarmi. E se ho un compagno o una compagna fissa e sicura, posso anche evitare sistemi anticoncezionali che costano. Risparmiato tutto questo, posso sparmi qualche vacanzina in più quando voglio. Beh, questa penso che soprattutto in periodo di vacanze sia una splendida notizia per le nostre telespettatrici all'ascolto, quindi io, Luana, come sempre ti ringrazio per tutti i consigli che ci dai, ma soprattutto per lo spirito che riesci a trasmetterci. Mi auguro di averti presto ospite anche in un'altra trasmissione. Nel frattempo ti saluto. E ti ringrazio, così come ringrazio tutti i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici all'ascolto. Arrivederci. Grazie, grazie.